Buonasera per la trasmissione politica e sviluppo, abbiamo in studio il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza, buonasera a lei sindaco. Buonasera, grazie. Allora, noi facciamo una panoramica generale partendo ovviamente dalle questioni dello sviluppo, dal momento che c'è stato un ultimo incontro per quanto riguarda industria italiana autobus, il clima si è rasserenato molto, spero soprattutto per gli operai. Lei ha letto il piano industriale, ci può anticipare qualcosa? Allora, il piano industriale del, dell'industria italiana autobus non è ancora eh, noto. Per cui, sebbene io abbia avuto delle, come dire, del, delle prime indiscrezioni anche dalla, da Del Rosso, eh, lui stesso insomma, preferisce che il tutto venga fuori in sede ministeriale quando saremo convocati, spero presto dal dottor De Vincenti e quindi dal dottor Castano per poter poi esporre a tutti il vero piano industriale di questo nuovo insediamento in Valle Ufida. Mi sembra poco corretto oggi anticipare qualsiasi forma di piano industriale anche se le iniziative saranno tante, a partire appunto dall'insediamento di una linea per la costruzione di autobus fino alla piattaforma logistica che molto probabilmente Uh, verrà appunto insediata sempre in Valle Ufita nello stesso lotto uh, che è grandissimo, il lotto del, una volta occupato dalla Fiat, oggi di proprietà Industria Italiana Autobus. Lei è ottimista, che cosa la fa stare tranquilla eh, su questa situazione dell'industria italiana Autobus? Guardi, uh, io sono stato a volte accusato di essere ottimista in questa vicenda, proprio perché uh, fin dall'inizio ho dato fiducia a Stefano Del Rosso e al suo gruppo industriale. Questo chiaramente non è, non è dovuto semplicemente al fatto di ostentare ottimismo per trasmetterlo agli altri. Era semplicemente una questione di fiducia nata a pelle in sede ministeriale. Quando in realtà insomma, dopo due anni e mezzo di divertenza, due anni e mezzo di viaggi, andata in ritorno a Roma, quando si ritornava appunto con le lacrime agli occhi perché non si concludeva niente. Finalmente a dicembre 2014 viene fuori questo imprenditore che ha deciso di investire in Valle Ufida, mettendoci anche dei soldi propri, ha chiesto sicuramente dei fondi pubblici per poter ripartire. Ma le notizie eh, lasciano sperare perché eh, tutti i governi, dal governo, anche il mio governo del comune di Flumeri, ma soprattutto il governo regionale e quello centrale, insomma, stanno scommettendo molto su questa industria italiana autobus e in particolare eh, lo stesso eh, Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, insomma, ha più volte detto che Valle Ufida deve ripartire e deve ripartire costruendo autobus, quindi quello per cui il sito eh, è vocato. Tra i rappresentanti politici della zona, chi le è stato più vicino per quanto riguarda questa questione scottante? Ma sicuramente l'On. Famiglietti l'ha seguita da vicino, eh, diciamo che un po' tutti i parlamentari irpini si sono interessati della vicenda. Chiaramente l'onorevole Famiglietti, essendo anche molto vicino al presidente Renzi, è stato colui il quale insomma, ha seguito in prima persona l'avvertenza, eh, ha avuto sempre eh, le notizie anche un po' prima degli altri per eh, diciamo, anche, eh, creare le condizioni affinché poi l'avvertenza si chiudesse con il passaggio dalla Ex Irisbus all'Industria Italiana Autobus di oggi. Molte volte si accusa i sindacati di politicizzare gli eventi. Cosa hanno fatto per quanto riguarda il rilancio dell'industria italiana autobus? Guardi, allora i sindacati eh, fanno un lavoro che eh, diciamo, non è un lavoro molto semplice da svolgere, nel senso che eh, spesso quando le cose vanno male si accusa i sindacati per quello che loro non hanno fatto. Quando le cose cominciano, a, cominciano ad andare bene, magari vengono accusati lo stesso perché eh, qualcuno dice che poteva andare bene prima, poteva andare diversamente, eccetera. I sindacati spesso, però, hanno, in questa vertenza, hanno mostrato oh, come dire, del pessimismo, eh, hanno cercato di incalzare più volte il governo, di incalzare spesso oh, tuttora anche eh, il signor Stefano Del Rosso in questa vertenza che appunto oh, è una delle poche. Vertenze che vede la riapertura del, dello stabilimento. Insomma, noi siamo abituati in Italia che quando le aziende chiudono non riaprono più. Questo è forse un caso più unico che raro in cui un'azienda chiusa il 7 luglio del 2011 a cinque anni di distanza, insomma, eh, pare che le cose stiano andando per il verso giusto e che quindi la riapertura si avrà presto. I sindacati, ripeto, hanno un loro compito che è quello di eh, stimolare ed incalzare eh, coloro i quali sono per natura, diciamo, loro antagonisti, eh, lo fanno spesso molto bene. In questa vertenza ci sono stati dei momenti degli alti e bassi anche per quanto riguarda i sindacati. Certamente il più grande merito va dato ai lavoratori, invece, che eh, non hanno mollato mai, non hanno mollato nemmeno nei periodi più bui, nei periodi in cui tutto sembrava andar male, invece loro hanno avuto il, la barra dritta, no? sono stati tenaci nel, nell'andare avanti e nello sperare che tutto si risolvesse. Ha la contezza di quanti lavoratori continueranno a svolgere le proprie mansioni all'interno dello stabilimento? Guardi, allora, il numero dei lavoratori attualmente in forza eh, di quelli che eh, nel 2011 lavoravano ancora per, eh, per la ex Irisbus sono circa 300, insomma, meno di 300 sono ancora um, in carico all'industria all italiana autobus. Di questi, chiaramente. Non so dirle quanti resteranno, fino, diciamo, quanti resteranno ancora in attività, in quanto ci sono diverse, diverse unità che sono prossime alla pensione, quindi è probabile che qualcuno esca eh, nell'imminenza, qualcun altro uscirà dopo qualche mese o qualche anno, altri ancora invece che sono in età ancora giovane per poter andare in pensione continueranno a lavorare e sono tutti abbastanza entusiasti di farlo. Strutturalmente parlando l'azienda sarà in grado di produrre, nonostante ci sia stato questo periodo di inattività, No, allo stato attuale l'azienda non può produrre, ha bisogno di un, di un grosso lavoro di ristrutturazione dell'impianto e della struttura stessa. Appunto. Avrà bisogno quindi di mettere mano oh, ai capannoni, per, eh, intanto per reimplementare eh, tutta la produzione, ma soprattutto per garantire eh, diciamo anche eh, le coperture, che attualmente non sono delle migliori, e per fare in modo insomma, che all'interno ci venga... Una nuova azienda con tutto quello che comporta appunto una linea di produzione così importante, dagli uffici alla mensa ai magazzini. Certamente quell'impianto è un impianto enorme, ci sono dei capannoni che coprono circa 100.000 m quadrati, non tutti verranno utilizzati nell'immediato, per cui il progetto industriale di Stefano Del Rosso prevede nella prima fase diciamo, l'utilizzo parziale degli stessi capannoni. Quindi una Ristrutturazione parziale delle superfici coperte, senza dimenticare poi anche le superfici scoperte, quali la pista, i piazzali, eccetera, che hanno bisogno comunque di una manutenzione straordinaria. Io ritorno alla domanda iniziale, sempre sull'industria delle autobus: perché il piano industriale è rimasto top secret alla maggior parte degli addetti ai lavori? Ma guardi, io penso che come ogni buon imprenditore, eh, Stefano Del Rosso abbia capito subito che le notizie. Eh, o le si danno nelle sedi opportune e quando si ha eh, diciamo, la certezza che quel, quella notizia possa andare avanti oppure è meglio non darla, altrimenti spesso si rischia di essere strumentalizzati o addirittura che le notizie vengano vendute per cose che non sono. Eh, questa è la mia personale sensazione e eh, a dire il vero insomma, avrei fatto anche io lo stesso se fossi stato al suo posto. Chiaramente c'è anche un altro motivo che fa parte del rispetto nei confronti di chi... Uh, ha combattuto uh, insieme a lui, insieme a noi insomma, in questa vertenza, che è appunto uh, l'unità di gestione delle crisi uh, del Ministero per lo Sviluppo Economico. Quindi parliamo del dottore Castano in particolare, che è colui che si occupa di tutte le vertenze italiane, e anche del, uh, del dottor Claudio De Vincenti, oggi sottosegretario, ma che fino al 2014, quando Industria Italiana Autobus è entrata in campo, era insieme a Castano a gestire questa vertenza. Per cui rispetto nei loro confronti vuol dire presentare a loro e nelle proprie stanze, diciamo nelle stanze del Ministero, eh, questo piano industriale, industriale eh, dell'industria italiana autobus per poi poterlo anche dare alla stampa e quindi eh, discuterlo insieme a tutti gli altri stakeholder. Bene, parliamo di ASI, da quanto tempo lei fa parte del nuovo CDA? Dal 27 maggio ultimo scorso. Bene, e quali sono state le prime problematiche che sta affrontando? Allora, le problematiche dell'ASI, come già era in precedenza, insomma non sono cose venute fuori oggi, eh, sono essenzialmente legate ad una forte debitoria del CGS, il Consorzio di gestione dei servizi, che eh, vede insomma, dei debiti contratti sia nei confronti dei, di alcuni fornitori, sia nei confronti del, dell'ASI stessa, ma anche e soprattutto nei confronti del, dei fornitori di energia elettrica. Parliamo quindi dell'ENEL in particolare. Per cui diciamo, una problematica imminente da risolvere è appunto quella di eh, creare un piano di rientro del, del CGS per poter, poter mettere in condizione il consorzio di continuare a gestire sia gli impianti di depurazione sia eh, svolgere gli altri servizi che normalmente svolge. Quali prospettive si è posto questo ente, quel nuovo CDA di cui lei fa parte? Allora, le prospettive sono quelle appunto di un risanamento. Molti davano per spacciate le ASI, in realtà questo non è, infatti eh, il presidente Sirignano che lavora dal primo giorno del nostro insediamento, lavora dalla mattina alla sera tutti i giorni e non escludendo nemmeno il sabato, devo dire la verità, eh, si sta occupando proprio di questo, insomma, creare le condizioni affinché l'ASI e eh, il CGS in particolare, che poi è una sua costola tornino nelle condizioni in cui erano qualche, eh, qualche anno fa, qualche decennio fa probabilmente, e cioè offrire servizi alle aziende, dare la possibilità eh, alle infrastrutture delle aree industriali di tornare in, nella loro efficienza chiaramente, ed avere soprattutto quel polo della, della depurazione che nella provincia di Avellino sarebbe sicuramente un fiore all'occhiello. Infatti tutte le aree industriali hanno, sono dotate di depuratori che vanno oh, in qualche maniera adeguati e non a caso il giorno 2 luglio ultimo scorso c'è stato un incontro all'ASI tra eh, tutta la deputazione Irpina, eh, regionale Irpina eh, e il vicepresidente della Giunta, il dottor Bonavitacola, per mettere mano a questo piano eh, attraverso il quale poi l'Asi dovrebbe risollevarsi. Ha senso ancora far esistere un organismo del genere? A mio avviso sì, a mio avviso l'ASI può dare tanto, eh, appunto mh, si tratta di dare servizi alle aziende, forse nel passato quando diciamo, l'aspetto finanziario era diverso, eh, i soldi arrivavano un po' da tutte le parti, non, non si è stati abbastanza formiche per poter mettere da parte quel necessario, diciamo necessario appunto per andare avanti nei periodi di maggiore crisi. Oggi invece che la crisi è arrivata da qualche anno ormai ci si rende conto che i servizi dati dall'ASI alle aziende sono fondamentali perché parliamo della pubblica illuminazione, della viabilità, parliamo appunto della depurazione per non dimenticare lo sfalcio dell'erba che sebbene sembri un problema secondario in realtà è un problema di natura primaria quando poi arriva la stagione estiva, quindi nel periodo di maggio e giugno quando l'erba cresce notevolmente eh, si verificano sempre gli stessi problemi e quindi eh, critiche per la mancanza di, di pulizia eccetera. Giustamente l'Asi si occupa di fornire dei servizi, eh, a mio avviso è importante anche lavorare molto sulle infrastrutture. Si parla sempre ovviamente di Lioni con Dursi Grotte Minard, si parla dell'alta capacità, ma ci sono le nuove eh, autostrade, eh, quelle digitali, di cui poco se ne parla soprattutto da parte dei politici. La fibra ottica, eh, che a che punto sta è arrivata in Valle Ufita, le aziende dell'Asino soffruiscono? Allora, la fibra ottica è arrivata in, in gran parte dei comuni dell dell'area della Valle dell'Ufita, anche a Flumeri. Ci sono stati eh, i lavori fatti in mini trincea da parte delle società legate alla Telecom che hanno passato questi cavi per la fibra ottica. Eh, attualmente, per quanto mi risulta, la maggior parte delle utenze non sono ancora collegate se non eh, attraverso un'esplicita richiesta dall'utente dall privato. Per cui, eh, il punto terminale attuale della, della fibra ottica è nella cabina. Dalla quale poi, nelle varie cabine che sono sparse sul territorio, dalle quali poi dovranno partire le, le varie utenze, quindi è possibile che le diverse utenze vengano collegate anche in, in Valle Ufida. M mi pare, questo però, glielo dico con il beneficio dell'inventario, che diverse aziende sono già connesse alla banda larga e, e quindi fruiscono di questo importante servizio. Appunto, c'erano dei progetti che aveva lanciato la Giunta Caldoro sì. eh, della Regione Campania. Credo che sia necessario puntare. Eh, oggigiorno, sempre di più sulla banda larga, quindi sulla fibra ottica, perché sulle nuove autostrade eh, 2.0, appunto. Allora, eh, Sindaco, eh, ovviamente lei, eh, oltre a questi macri, macro problemi, è interessato anche dalle questioni amministrative della sì. sua sì. comunità. Eh, già ha riportato a Canale 58 ehm, del consuntivo che è stato approvato. Eh, dal Consiglio comunale. Però c'è un parere negativo del revisore dei conti. Che cosa succede? Perché? Guardi, in realtà è una situazione alquanto anomala, perché il parere eh, non è negativo, ma è un parere non favorevole. Forse eh, il revisore voleva intendere appunto parere negativo, invece l'ha detto non favorevole, però eh, ad una mia esplicita richiesta di quali fossero i punti su cui concentrare l'attenzione per poter modificare tale parere eh, è stato letteralmente risposto telefonicamente, eh, sindaco io il parere non lo cambio, per le problematiche si faccia rappresentare dai suoi responsabili. A questa risposta lei capirà bene che eh, un sindaco, non necessariamente il sottoscritto, ma qualunque sindaco eletto dal, eh, dal popolo eh, non può che prendere atto di una risposta del genere e quindi alla, alla risposta si faccia rappresentare le problematiche dai suoi responsabili, io appunto ho preso la parola. Eh, e mi sono fatto rappresentare le problematiche dei miei responsabili, i quali mi hanno relazionato, sottoscrivendo e quindi assumendosi delle responsabilità, che le cifre che riportava il revisore in realtà non erano delle cifre eh, attendibili al 100%, nel senso che il revisore aveva preso degli abbagli in relazione ad alcune, eh, ad alcune cifre in, in bilancio. Ma le dico di più, il, bilancio, il consuntivo 2015 del Comune di Flumeri non si chiude in disavanzo o comunque con... Un problema um, strettamente debitorio. finanziario, esatto, debitorio, perché il, il Comune presenta un avanzo di 1.062.000 euro. Il problema era semplicemente su quanta parte di questo avanzo fosse da uh, vincolare e quanta no. Uh, il Revisore sostiene di vincolare una certa cifra, il mio uh, responsabile finanziario sostiene invece di uh, vincolarne un'altra un cifra, e quindi uh, parliamo di uh, 800.000 a fronte di 1.021.000. Questa, uh, questa differenza fa, mo, fa, fa sì che il mio responsabile finanziario mi attesti e mi certifichi, appunto sottoscrivendo e quindi assumendosi delle responsabilità, che quella è la cifra esatta. Ora lei capirà bene che il revisore, come poi nel nostro particolare caso, uh, è un professionista uh, che viene dall'esterno. Peraltro non si reca quasi mai in comune, ma spesso si affida a della documentazione inviata via PEC. Uh, per cui io ritengo più attendibile la cifra che mi è stata riportata dal responsabile finanziario che ripeto ancora una volta ha sottoscritto una precisa relazione chiesta dal, dal sottoscritto quindi chiesta dal sindaco per poterla poi portare in consiglio comunale. Ora la questione si dovrà sviluppare per forza in sede di Corte dei Conti perché in queste circostanze sì. ovviamente. Quindi è necessario fare un ricorso alla Corte dei Conti? No, è necessario come già abbiamo fatto che eh, si, si, prenda, sì. si facciano gli adempimenti dovuti, e cioè che sia, mh, una volta approvato il bilancio si pubblichi la delibera che eh, verrà pubblicata nell'arco di 48 ore a partire da oggi e che poi verrà trasmessa alla Corte dei Conti insieme a tutto quanto il pacchetto insomma, relativo al consuntivo 2015. La Corte chiaramente ci dovrà anche chiamare per dedurre, eh, eventualmente controdedurre da parte del revisore e lì si vedrà insomma qual è l'entità delle cifre. Nel caso in cui non ci siano problemi, hai idea di che cosa fanno di questi un milione di, di euro? Allora, come le dicevo, questo milione e, e 62.000 euro di avanzo di amministrazione non sono tutti liberi. In realtà quello che il mio responsabile mi attesta a essere libero sono solo 250.000 euro. Di questi 250.000 euro ovviamente una um, gran parte delle attenzioni dell'amministrazione sono rivolte sempre alla viabilità e infatti noi negli ultimi anni abbiamo puntato molto sulla viabilità uh, comunale, non a caso abbiamo ripristinato l'utilizzo di numerose strade, quindi tantissimi chilometri di strade comunali che erano praticamente interdette, uh, oggi invece sono facilmente percorribili dalle, dalle autovetture e questo... Con un duplice vantaggio sia per i cittadini che vi abitano, ma anche per cittadini che invece non sono del Comune di Flumeri, ma che le transitano e, e, e che spesso prendendo delle buche comportano diciamo, causano anche dei danni alle proprie, alle proprie vetture e che poi vedono insomma andare in contenzioso con l'ente. Questo è il nostro primo obiettivo, sicuramente. Poi ci sarà da discutere anche sulla programmazione per l'anno 2017 e magari una parte di questo, di questo avanzo sarà anche eh, traslata al, alla progettazione dell'anno prossimo. Ancora non avete idea di che cosa programmare per il 2017? No, no, noi abbiamo già programmato, abbiamo un, abbiamo tanto, tanto è vero che abbiamo approvato il bilancio di previsione all'interno del quale c'è tutta la programmazione delle opere pubbliche. Eh, quello che invece resta da programmare sono le attività, eh, o meglio, da definire come programmazione sono le attività in particolare quelle rivolte al sociale e, eh, e attività eh, de, su, per quanto riguarda le attività dei bambini ed extrascolastiche, su cui abbiamo già un programma, sicuramente lo abbiamo fatto negli ultimi quattro anni, per cui punteremo ancora una volta su quello perché riteniamo che i bambini siano il futuro della, della nostra comunità e non solo. E, e loro sono quelli che hanno più bisogno di noi, meritano di più sicuramente perché i bambini meritano, meritano molto di più degli adulti. Ed è su loro che vogliamo puntare di più. Da sindaco crede nella fattività dell'alta capacità nell'immediato, oppure secondo quella che è la scansione del cronoprogramma di Ferrovie dello Stato? Sì, io credo nell'alta capacità, credo nella, nella utilità di questa importante infrastruttura. Il cronoprogramma mh, da quando sono sindaco è cambiato già diverse volte, per cui Oggi parlare eh, di cronoprogramma con una certa diciamo, certezza mi risulta un po' difficile. Quello che io vorrei è che venissero espletate subito le gare e che venisse eh, fatta la posa della prima pietra. È chiaro che questo non significa poter prendere un treno, ma significa semplicemente aver posto le condizioni affinché poi il treno possa passare anche in Valle Ufida. Sulla piattaforma logistica Flumere quali vantaggi potrebbe avere? Ma la piattaforma logistica può offrire dei vantaggi non solo a Flumeri, eh, li può offrire a tutti i comuni del, del circondario e anche eh, comuni insomma, più lontani perché avere la possibilità di stoccare delle merci che transitano dall'est all'ovest e, e anche dal nord al sud, con addirittura la possibilità che diventi eh, porto franco, dove le merci possano stazionare e dove non ci, siano, oh, diciamo, no, non ci sia tassazione nel, nel momento in cui la merce è, è ferma in quel posto. Beh, diciamo che i vantaggi non sono soltanto legati all'aspetto locale, ma sono molto più estesi, in particolare ovviamente per chi decide appunto di, di utilizzare tale piattaforma per il transito delle proprie merci. Sindaco, è questione di pochi mesi, un anno e eh, finisce il suo mandato. Eh, quale obiettivo ha raggiunto di cui lei ne va fiero? La mia amministrazione ha raggiunto diversi obiettivi eh, e siamo fieri di tutti questi obiettivi. In particolare eh, abbiamo, come dicevo poc'anzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo di eh, realizzare una rete viaria eh, comunale sia rurale ma anche urbana che è diventata quasi ottimale in, dappertutto. Insomma ci, manca, ci mancano ancora alcune arterie da collegare, lo faremo, contiamo di farlo nel, nel prossimo autunno, inizio del nuovo anno. Quindi Contiamo di arrivare al, alla scadenza del mandato con un obiettivo raggiunto al 100%. L'altro obiettivo, per il quale siamo stati veramente contentissimi, è quello di aver ridato finalmente una scuola ai nostri bambini. I ragazzi della scuola dell'infanzia e della scuola media eh, adesso sono in una struttura pubblica, mentre quelli della scuola media eh, in realtà erano in una, in una struttura di edilizia privata, insomma, si pagava il fitto ad un cittadino. E questo è stato un obiettivo importantissimo, lo abbiamo raggiunto all'inizio di quest'anno, il 7 gennaio infatti hanno ripreso le attività presso questa nuova struttura, i ragazzi sono molto contenti perché la struttura è funzionale, è sicura e a loro fa molto piacere. Ovviamente non tutto, diciamo, non tutto il percorso è stato, certo. è stato fatto, abbiamo già avuto un nuovo finanziamento di 1 milione e 7 circa per il completamento del corpo B. In quanto noi abbiamo completato il corpo A per poter appunto dare la possibilità di didattica ai ragazzi. Nel corpo B ci sarà la possibilità invece di portare anche le scuole elementari con tutte le attrezzature necessarie. Quindi parliamo di laboratori, dei diversi laboratori che abbiamo intenzione di, di realizzare, nonché di biblioteche, eh, palestra e, e, e tutto il resto a corredo eh, della scuola. Però oggi i ragazzi sono nelle classi e sono a scuola pubblica. L'altro obiettivo invece è la casa comunale, anche questa abbiamo ereditato una situazione disastrosa dal punto di vista delle, delle infrastrutture e la casa comunale era uh, ferma al palo quando noi ci siamo insediati, abbiamo ripreso subito i lavori con quelle poche risorse che avevamo, abbiamo partecipato all'accelerazione della spesa, insomma l'accelerazione della spesa tutti sanno che è stata una, uh, un rimedio diciamo, al tempo perso proprio alla fine del mandato della Giunta Caldoro, sì. abbiamo partecipato, abbiamo ottenuto un finanziamento, ancora non abbiamo ricevuto tutti i fondi, però i lavori sono quasi sono stati ultimati, manca un po' di sistemazione esterna e eh, qualche piccolo interventino all'interno. Ma in realtà il grosso è fatto perché eh, le, la documentazione relativa al progetto è già tutta in regione. Ancora Prego. se mi permette di concludere, visto sì, che sì. Eh, un altro, diciamo altri due punti su cui noi abbiamo fortemente puntato e, e che stiamo portando avanti è la conversione dell'impianto dell di pubblica illuminazione dalla forma tradizionale a quella LED. Eh, I lavori sono stati eh, aggiudicati in maniera provvisoria, ma adesso passeremo all'aggiudicazione definitiva e quindi partiranno i lavori penso nell'arco dei 30-40 giorni. E eh, un fiore all'occhiello che vorrei portarmi. In campagna elettorale è una struttura coperta in legno lamellare, sempre a servizio della scuola e sempre per i ragazzi del mio paese, che eh, vede, ha visto il Comune impegnato in un concorso per, eh, con il credito sportivo e il CONI. Abbiamo vinto questo concorso presentando un progetto, ce lo hanno appunto approvato. Oggi stiamo mettendo a punto gli ultimi documenti da eh, mandare al Credito Sportivo e eh, contiamo che nel mese di settembre si svolgerà la gara e quindi eh, avremo anche a disposizione. La possibilità di realizzarlo con i tempi tecnici che saranno di circa 6-8 mesi. Eh, C'è un punto del programma che ha presentato 4 anni fa che non è riuscito proprio a cominciare a sviluppare? Eh, no, ritengo che i punti che noi abbiamo presentato li abbiamo tutti eh, cominciati, appunto, non, non sono stati tutti portati ancora a termine, ma eh, abbiamo messo un po' le mani eh, dappertutto. Il punto diciamo, più importante ma che non era inserito nel nostro programma elettorale perché è qualcosa che a Flumeri manca da 25 anni e più e quindi era qualcosa di scontato anche se non era inserito formalmente nel programma è un impianto sportivo, eh, un, uno stadio quindi un campo sportivo dove poter eh, giocare le partite della nostra squadra eh, di Flumeri. Quello ancora non l'abbiamo, diciamo abbiamo individuato l'area e abbiamo un progetto preliminare che approveremo in consiglio comunale a breve, però ancora non siamo riusciti ad andare avanti per questioni burocratiche in quanto il terreno è di cittadini privati, dovrà procedersi con l'esproprio e quindi un po di, ci sono delle lungaggini insomma a cui far, per, per le quali appunto i tempi si, si dilatano. Possiamo dire allora che questo progetto dello stadio sarà ovviamente uno dei punti prioritari del secondo mandato di Angelo Lanza? Ma certamente noi prima della fine di questo mandato sicuramente avremo oh, posto le carte in maniera tale da poter procedere speditamente nel secondo nostro mandato, augurandoci che la popolazione insomma, ce lo accordi. Eh, facendo questo saremo sicuramente nella condizione di poter dare presto inizio ai lavori e quindi di conseguenza procedere eh, per stralci, diciamo, per lotti eh, esecutivi. Alla realizzazione del terreno di gioco e, e poi degli spogliatoi con le relative tribune. Bene, allora eh, ci annuncia ovviamente che già eh, è disponibile a proseguire il suo cammino amministrativo, ovviamente attraverso il secondo mandato. Sindaco, perché non ha mai scelto un partito politico, non ha mai avuto una tessera? Ma io in realtà, eh, la scelta del partito politico viene più, eh, viene più difficile in questo momento di crisi dei partiti perché. Eh, I partiti oggi non hanno una forza e non hanno quell'identità che avevano un tempo, probabilmente perché io eh, diciamo, non sono cresciuto in un partito, per cui oggi ho difficoltà ad, ad inquadrarmi in un, in un singolo partito. Vedo però l'area moderata con molta attenzione, per cui eh, la, la, osservo eh, lo sviluppo di questa, di questa fa, di questa, in questa fase politica particolare. La mia compagine politica invece di Flumeri è nata come lista civica e tale dovrà finire uh, questo mandato in quanto siamo, ci siamo messi insieme come gruppo di persone volenterose per poter dare uno sviluppo al, ed un futuro al nostro comune, per cui non abbiamo badato ai colori di centrodestra o di centrosinistra, probabilmente la scelta del candidato sindaco è, è stata proprio quella di individuare una figura che non avesse, mh, non avesse colori. Particolari colori politici proprio per dare spazio, per non dare adito, insomma, a, a qualche marchio particolare è chiaro, ripeto ancora una volta. Anche io ho le mie eh, considerazioni politiche che faccio ogni qualvolta vado al voto. Eh, e e nell'area moderata, insomma, mi ci ritrovo abbastanza bene. Quindi, area moderata, parliamo dell'udc Anche bene. un'ultima domanda, mi risponde in maniera secca: ha votato per De Luca o per Caldoro? Le ultime regionali De Luca perché? Perché lo vedo una persona decisionista, mh, sicuramente fattiva e eh, mi trasmette quella, anche se a volte può sembrare un po' arrogante come, come personaggio politico, ma eh, mi trasmette... Eh, quella sensazione di chi vuol fare eh, e che se prende un impegno lo porta avanti a tutti i costi, anche a costo appunto di eh, litigare con le persone ma eh, cerca di portare a termine il proprio compito. Grazie sindaco, io la ringrazio dell'intervento a Canale 58 e quindi le auguro buon lavoro sia sull'industria italiana autobus che è ovviamente una problematica eh, che interessa a tutta la comunità che al eh, paese di Flumer in sé per sé. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.